pari o nel secondo tempo qualcosa dopo quel pareggio dell'Inter caduto? Non parliamo di secondo tempo, magari parliamo di 15-20 minuti in cui la squadra. Vorrei dire prima le cose belle, perché io penso che per 70 minuti e passa una squadra che doveva stare sul 2-0, perché non aveva qualcosina in più, era solo la Roma e meritava qualcosina in più. È ovvio che non ci vogliamo nemmeno attaccare alla sfortuna, magari a qualche episodio di dubbio, però peccato perché dovevamo essere per la squadra più in campo, per l'esperienza che abbiamo, rimanere più in partita. Certe partite a volte, come è andata, a volte si rischia di non vincere, no? Come è successo, ma nemmeno di perderle. Noi siamo stati un pochino ingenui nel finale, nel perdere un po' quell'equilibrio che abbiamo avuto per tutta la gara, per tutti i 70 minuti, concedendo poco e niente all'Inter ed essendo noi molto pericolosi. Peccato per quegli ultimi 15 minuti. Certo. Eccoci, buonasera. Nell'ultima parte c'è stato più un calo, diciamo così, morale, poi muove anche le gambe o più fisico. Mettici tutte e due, non accetto quello morale, perché non ci deve essere, fisico ci può stare perché alla fine tu hai dato tanto e ti sentivi un pochino, non dico defraudato, ma il fatto di non aver chiuso la partita, questo era un peccato perché quando dall'altra parte c'è un giocatore che gli capitano due palle, fa due gol e un altro rischia di fare il terzo, ti fai capire la pericolosità di certi giocatori individualmente. Fossi sfortunati, però non mi piace appellarmi solo a quello, dico solo che abbiamo fatto benissimo anche con una nuova, come qualità, rispetto magari a Bergamo dove tutti quanti si sono lamentati di quello che abbiamo visto. Oggi abbiamo perso e siamo tutti quanti meno felici. Io posso solo attaccarmi alla prestazione, però il risultato è veramente bugiardo per quello che si è visto per i primi 70-75 minuti. Michael. Buonasera, volevo chiedere cosa ha detto Spalletti in campo alla fine della partita, visto che le immagini hanno documentato Che uno siamo scambio di stati battute. sfortunati, perché se uno prende tre pali, uno di quelli va dentro, cambia la partita. E lui si è appellato al fatto che saremmo andati in maniera differente, ha riconosciuto questo lui. Poi lo dice a me, non so se poi lo dice anche pubblica, però effettivamente mi ha fatto i complimenti per come ha giocato la squadra, dicendo che quei pali hanno un po' cambiato il destino di questa gara, che è una grandissima verità. Monaco. Volevo capire una cosa, ieri non si potevano giustamente fare domande di mercato perché era concentrato sulla partita e anche oggi immagino che ancora l'adrenalina sia quella, però volevo capire se è arrivata un'indicazione precisa da parte sua alla società che la difesa della Roma va bene così, sia numericamente sia per i giocatori. Ma io oggi non devo esprimere niente sul discorso del mercato perché poi magari dico una cosa e non si riesce a farla. Noi stiamo valutando, come voi sapete meglio di me, un discorso sia dietro che davanti. È ovvio che se dobbiamo fare qualcosa è per migliorarsi, non tanto per fare, solo per dire. E io dico che oggi per 70 minuti la linea difensiva è veramente stretta. Nonostante avevamo la parte zoppa del campo, perché Jesus ha fatto benissimo, fino a quando quell'altro non aveva veramente due grossi importanti, nonostante un giocatore, con un giocatore lavorato una settimana che è un mancino, un centrale, ha giocato terzino a destra, per quello bisogna fare i soli complimenti, prima di tutto per la sua disponibilità ed è il nostro valore aggiunto in questo momento lui. Per il resto faremo valutazioni, se ci dobbiamo migliorare sì, se dobbiamo fare tanto per far contento qualcuno che abbiamo preso un difensore, un attaccante dal mio punto di vista, è giusto rimanere con quelli che siamo. Fontanini, ultima. Premesso che la Roma ha fatto un'ottima prestazione, quindi ha giocato molto bene, meritava il raddoppio, tre pali. Volevo parlare degli sbandamenti difensivi degli ultimi 20 minuti. Lei è un grande istruttore di calcio, mi sembra che sta cascando. La fase più difficile, cioè quella dell'insegnamento del fuorigioco, è stata recepita molto bene dalla squadra, 7 a Bergamo, oggi altrettanto, quindi perfetto. Però è un problema quindi di meccanismi difensivi, di posizione, perché la Roma a parte tre gol l'Inter ha avuto altre tre occasioni abbastanza clamorose. Quindi è un problema di qualità, cioè, o è un problema di mentalità, cioè di meccanismi, come si può migliorare? Ma se l'Inter ha avuto negli ultimi quarto d'ora tre azioni clamorose, te ne dico quante ne abbiamo avute noi di clamorose. Voglio dire questo, che nel finale tu ti sbilanci un po', hai fatto anche qualche punizione angolo in cui eri in tanti in avanti e hai rischiato qualche contropiede. È inevitabile che nel finale rischi di prendere qualcosina in più quando sei sotto, anche di uno o due gol. Però se una linea ha lavorato bene per 70 minuti facendo
e lo stanno recependo bene. Sul gol abbiamo commesso un errore di vita, e sono io a dirlo, se volete ve lo spiego su una lavagna, però concettualmente quando dei giocatori lavorano bene per 75 minuti si vede che hanno dei concetti su cui stanno lavorando e stanno cercando di applicare. È ovvio che ci sta anche il margine di errore in determinati momenti della gara in qualche lettura. Chi sbaglia meno vince. Noi purtroppo oggi in determinati momenti della gara abbiamo sbagliato qualche ripartenza, qualche palla di troppo, partendo dalla palla di Jesus che ha dato in mezzo, essendo un mancino, istintivamente si è chiuso una giocata giocando centralmente quando solitamente un terzino la prende la giocata lì e tutto gli è ripartito poi il primo gol dopo un momento sbagliato. Ma noi ci lavoriamo, io conosco solo quello. Lavoreremo sugli ultimi 20 minuti, ma non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista mentale, perché ho dei giocatori di tale esperienza e io chiedevo in campo equilibrio, perché era una partita, non voglio dire la parola giusta, arrivata a quel punto che cambierebbe detto in quel momento lì, perché tu vedi la tua squadra che crea, è padrona del campo, perché eravamo padroni del campo nel secondo tempo, in cui pressavamo, li riprendevamo nella metà campo, ripartivamo, le partite vanno chiuse. Noi non siamo stati cinici e determinati nel chiuderla e poi l'errore era dietro l'angolo. Grazie a tutti.